Cari amiche e cari amici, care sorelle e cari fratelli, benvenute e benvenuti a questo culto. Il nostro aiuto, la nostra speranza e la nostra consolazione sono in Dio che ci ha creati e che ci salva, in Gesù Cristo. Amen. Leggiamo nel Salmo 19. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o oh Signore, mia rocca e mio Redentore. Preghiamo. Noi ti benediciamo perché il tuo amore lo hai reso perfetto e limpido nel tuo Figlio Gesù. In lui, o oh Signore, troviamo ristoro e riposo. In lui i nostri affanni e le nostre fatiche trovano riscatto. In lui e per lui ti rendiamo grazie. Amen. Ci prepariamo a confessare il nostro peccato ascoltando... Le parole del Salmo 51 Riconosco le mie colpe e il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro di te, contro te solo e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Fratelli e sorelle, amiche e amici, questa parola è davanti a ognuno di noi, è un po' lo specchio della nostra vita e l'invito a dire a Dio con lealtà e onestà il peccato che è in noi. Lo facciamo anzitutto in una preghiera e silenziosa e poi nella preghiera comune. Signore, siamo spesso afflitti e affaticati per l'esito delle nostre giornate. Ci sentiamo troppo spesso come oppressi man mano che i nostri giorni scorrono, e il peso del nostro peccato, dei nostri fallimenti, dei nostri errori. Fai risuonare ancora una volta su di noi il tuo giudizio di misericordia e di perdono. Ancora una volta vieni tu a noi. Colma tu le distanze che ci separano e tienici con te. Te lo chiediamo per amore del tuo Figlio Gesù, morto per il nostro peccato e risuscitato per la nostra giustificazione. Amen. Riceviamo la parola di perdono del Signore. Nel Vangelo di Matteo Gesù dice, Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Poiché il mio gioco è dolce, e il mio carico è leggero. Seguire il Cristo e prendere il suo gioco non è un'esperienza troppo faticosa, ma è la via per trovare riposo vero dalle nostre fatiche. Salvati per grazia possiamo riprendere il cammino con il carico leggero, ma responsabile della nostra vocazione. Amen. Leggiamo questa mattina dal libro del profeta Isaia, al capitolo 55, i versetti da 6 a 11. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta al Signore che avrà pietà di lui al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano, senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Le parole che abbiamo letto nel capitolo 55 del libro del profeta Isaia sono molto belle e poetiche. Ci parlano di Dio, del Dio misericordioso che molti faticano a vedere nei testi dell'Antico Testamento, ma che invece è quello stesso Dio che Gesù ci ha insegnato a riconoscere come un genitore amorevole, che si prende cura di noi ed è sempre attento alla nostra esistenza. Come nelle parole appunto che abbiamo letto, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, lasci lempio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Uno dei più frequenti errori degli uomini religiosi è di ritenere che Dio pensi come loro e che le vie di Dio siano quelle che percorrono loro nei loro ragionamenti, nelle loro esperienze, quelle appunto degli uomini religiosi. Ma non è così. I miei pensieri sono i vostri, non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie, le mie vie più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Per questo Dio è stato definito da alcuni teologi del Novecento, tra cui Karl Barth, come il Dio totalmente altro. Un'espressione in realtà già utilizzata, pensate, nel IV secolo, dal grande teologo Agostino di Pona, conosciuto come Sant'Agostino, nella sua opera autobiografica Le Confessioni. Agostino riconosce che Dio è veramente altro da noi dai nostri pensieri, dai nostri schemi, dalle nostre vie, proprio come afferma Isaia 55. Sarà per questo che Dio ci stupisce sempre, ci sorprende specie, dice Isaia 55, per la sua pazienza messa a dura prova dalla nostra cocciutagine. Ma i versetti biblici di oggi ci parlano soprattutto dell'efficacia della parola di Dio. Una parola che salva. Salva perché converte, rialza, guarisce. Dice il versetto 11 di Isaia 55 essa non torna a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. La parola di Dio è diversa dalle parole umane, spesso troppo numerose, dette alla leggera, pronunciate senza assumersene veramente la responsabilità o addirittura usate per mentire e manipolare per distruggere e dividere invece che per edificare e unire così noi spesso diciamo sì sì le parole contano i fatti e a volte pensiamo che meglio delle parole sia il silenzio, meglio ancora se accompagnato da un gesto, uno sguardo, un abbraccio, un atto di servizio. È vero, le parole sono a volte traditrici, ma non possiamo far finta che le parole non abbiano una loro forza, una loro... Capacità intrinseca, sia in positivo, sia certo in negativo. Sappiamo che una parola crudele può rovinare una relazione. Parole di disprezzo possono condurre alla disperazione, possono generare odio e deturpare l'anima di chi le pronuncia e di chi le riceve. La parola è un'arma che può diventare veramente letale. Ma è anche vero che una parola buona può illuminare una giornata. Detta al momento giusto può far scendere la tensione e superare l'ansia. Può rimetterti addirittura sulla strada giusta. Quando stai per imboccare quella sbagliata, una parola affettuosa può aiutare a guarire. E c'è una parola che molto più delle nostre è determinante, efficace, quella di Dio, che non va mai confusa con la nostra. La sua, di Dio, è una parola eterna, non la nostra. Una volta Martin Lutero, il grande riformatore della fede cristiana nel 1500, ha detto, volesse Dio che le mie interpretazioni e quelle di tutti i maestri andassero perdute, purché ogni cristiano conservi sempre dinanzi agli occhi la sola scrittura e la divina parola, la forza, la potenza, l'unicità della parola di Dio. Ma è anche vero che la parola di Dio passa attraverso le nostre parole. Dio si serve della nostra bocca per annunciare a noi stessi e agli altri la sua parola. Se non vogliamo neutralizzare la parola di Dio confondendo chi ci ascolta, bisogna che essa sia in armonia e coerente, sia nel nostro linguaggio parlato, sia quando scriviamo. Per questo, care amiche e cari amici, care sorelle e cari fratelli, Ascoltiamo con disciplina e umiltà la parola che Dio ci rivolge, quella, dice Isaia 55, che non torna mai a lui a vuoto. E impegniamoci a testimoniarla agli altri con la medesima disciplina e umiltà. Vedremo così che parole e fatti possono e devono stare coerentemente insieme, mai separate le une dalle altre. Amen. Ci avviamo a concludere il nostro culto con la preghiera comune e quella che Gesù ci ha insegnato. Preghiamo. Il vento dello Spirito ci sfida a cambiare, Signore. Dacci il coraggio di rispondere a questo vento di cambiamento dello spirito. Guidaci tu nella gioia e nella fede, in verità e libertà, per strade conosciute e anche per strade sconosciute. Fa che siamo capaci di ascoltarti, di seguire la tua guida e di affrontare con fiducia il cammino che ci indichi. Questo è tutto te lo chiediamo nel nome di Gesù che ci ha insegnato a pregarti Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E ora riceviamo la benedizione del Signore. Conservatevi nell'amore di Dio, leggiamo nella piccola epistola di Giuda, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo per avere la vita eterna, a colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria, al Dio unico, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potere, prima di ogni tempo, ora e per tutti i secoli. Amen.